La 12ª edizione del Memorial Luigi Viola, promosso dall'Associazione Il Sorriso in collaborazione con il Comune di Chiaromonte, nell'edizione del 2022 ha vissuto due momenti molto significativi. Il primo, quello dello scorso 27 gennaio, quando Il Sorriso ha introdotto con il format Un Chiaromontese si racconta il conferimento della cittadinanza onoraria al prefetto Maria Teresa Sempreviva, originaria di Chiaromonte. Il secondo, sabato 17 settembre, ha rappresentato un ricco contenitore di iniziative ormai diventate una tradizione dell'estate chiaromontese, l'iniziativa che si è interamente svolta nel Museo Archeoantropologico Lodovico Nicola di Giura di Chiaromonte è stata preceduta da un momento molto toccante, il conferimento alla famiglia di Luigi Viola di un attestato di alta riconoscenza morale da parte del Movimento Culturale Lavoro e Sviluppo per la Basilicata. A Chiaromonte c'erano il presidente del movimento, l'ingegner Donato Covella, e il coordinatore responsabile del settore sanitario, il dottor Gian Domenico Tarsi. Movimento Culturale Lavoro e Sviluppo per la Basilicata, alta riconoscenza morale alla memoria di Luigi Viola, per essersi distinto come uomo di pace e onestà, dedicando la sua vita alle istituzioni, alla comunità di Chiaromonte e all'intera Basilicata. Il presidente del movimento, ingegner Donato Covella, Chiaromonte, 17 settembre 2024. Poi è stata la volta di un altro appuntamento diventato ormai una tradizione nell'ambito del Memorial Luigi Viola. Si tratta di Chiaromontesi, vale a dire il riconoscimento ad un laureato o laureata che decida di donare una copia della sua tesi alla Biblioteca Comunale di Chiaromonte. La tesi scelta in questa edizione è stata quella della dottoressa Simona Ricciardi, con la tesi di specializzazione in psicoterapia, che ha preso in esame un caso di bulimia nervosa trattato attraverso la psicoterapia individuale ad approccio umanistico e bioenergetico. Un lavoro che è valso alla dottoressa Ricciardi anche il premio della prima edizione del concorso indetto dall'Ordine degli Psicologi di Basilicata, dedicato a Giovanna Pastoressa, giovane psicologa scomparsa in circostanze tragiche a Lauria. Subito dopo si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso Poesia a Chiaromonte, indetto nel 2019 all'indomani di quella che fu l'ultima edizione del Memorial prima della pandemia, ma arrivata all'ottava edizione perché ha recuperato una bella iniziativa nata negli anni 90. Due categorie, narrativa e poesia, e diversi lavori pervenuti da ogni parte d'Italia giudicati dal giornalista e scrittore Angelo Mauro Calza, dall'insegnante in quescienza Angelina Grandinetti, dalla poetessa Enza Berardone e dal docente e scrittore Pino Suriano. Per la categoria narrativa, al primo posto si è classificata l'opera Ritratto e Femmina e Finestra, che, al contrario di come suggerirebbe il titolo, è stata scritta da Giuseppe Ranieri di Bergamo, ma molto legato e affascinato dal calore del sud, da Napoli e da qualche tempo anche dalla Basilicata, come dice lui stesso. Nella categoria poesia, al primo posto si è classificata l'opera del titolo Cantami di Fiorella Rega, di Mercato San Severino, in provincia di Salerno.